Buonasera, buonasera a tutti e grazie per essere qua. Confesso che non mi aspettavo di trovare così tanta gente anche a Olbia, non era un pregiudizio, ho detto, ma sai, un giovedì sera a Olbia avranno del meglio da fare, la politica, Forza Italia, Nizzi, c'è tutto, insomma, 5 Stelle, qualsiasi, cioè, ho detto, ma magari non è un territorio tradizionalmente adatto per i discorsi che facciamo noi. Invece sono molto felice, molto contento di vedere questa sala piena, piena di persone che evidentemente vogliono sentir parlare anche di un'altra visione di questo mondo e di un'altra visione della politica in Sardegna. Noi siamo un po', questa hanno detto prima, forse qualcuno le ha contate, abbiamo fatto 65-70 incontri nei paesi, penso che io ne ho fatto una quarantina, e siamo un po' come Zizi, Masala e Pazzola, no? Come quei poeti estemporanei che giravano per le piazze e alla fine si trovavano a fare sempre la stessa gara e costretti a ripetere anche le stesse ottave. Io invece cerco anche qui di dire qualcosa di diverso, di costruire una narrazione che non è basata solo sulla retorica, ma che cerchiamo di contestualizzare rispetto a storie che sono già passate, rispetto a esperienze che abbiamo già provato e rispetto a una visione del presente e del futuro che abbiamo ben chiara di fronte a noi. Se abbiamo fatto questa scelta, se abbiamo fatto una scelta che, permetteteci di autoriconoscerci, non è comodissima, è abbastanza scomoda, girare per i paesi. Io ho fatto 8.000 km in questo mese in auto, non siamo mai andati praticamente sulle televisioni regionali, oggi forse è stata la prima volta che il TG3 regionale ha parlato di noi, e pochissimo sui giornali, ma forse quello è stato un punto di forza, è stato il punto di forza che ci ha messo in condizione di tirar fuori ancora di più il carattere, l'ingegno, la disponibilità a muoverci e andare noi incontro alle persone, visto che le persone non potevano arrivare a conoscerci con i mezzi tradizionali. Allora, una delle cose che i miei amici, soprattutto quelli che hanno più esperienza di me, che hanno una storia politica molto più lunga della mia, sono praticamente un novellino, loro dicono sempre, beh, non siamo nati sotto il cavolo stanotte, siamo una vita in strada, siamo una vita che combattiamo delle battaglie importanti per la difesa di questa terra, siamo una vita che veniamo riconosciuti come credibili, ma non ancora delegabili. E allora io vorrei parlare di me, come ci sono arrivato io a andare sulla stessa strada di Bustiano Cumposto, di Gavino Sale, di Pierfranco De Vias, di Gesuino Muledda e di tutta una serie di altri compagni di viaggio e di tante altre persone, avete sentito Marina, Mariella, Francesca, persone che lavorano, la loro vita normale è quella di fare i lavoratori, i cittadini, non fanno i politici di professione. Siamo qui per impegnarci, soprattutto perché non siamo soddisfatti. Io ho maturato questa coscienza politica non prima di una decina d'anni fa. Prima di una decina d'anni fa ero come molte altre persone incontro oggi, un po' disattente, un po' forse piegato sul mio egoismo, ero una persona realizzata, già realizzata, avevo una famiglia, avevo una moglie, una figlia, una casa, più di una, un bel lavoro, ben pagato, ero già conosciuto, avevo già scritto dei libri. Sembrava che tutto quello che girava attorno a me non mi interessasse più di tanto, perché ero racchiuso nel mio egoismo. Non sono mai stato di sinistra da giovane, non sono mai stato indipendentista da giovane, ma non sono mai neanche stato di estrema destra o di destra, perché qua in questo paese sembra quasi, in questa regione, che se non sei mai stato di sinistra militante, se non sei mai stato indipendentista militante, sei stato automaticamente di destra. Io credo che non sia così, può anche essere che non sei stato un buon cittadino perché non ti sei occupato della cosa pubblica e di intendere la tua vita come inserita. Signora, noi aspettiamo, lei risponda e noi possiamo anche partecipare alla conversazione. Dicevo, siamo praticamente, l'errore che io ho fatto che molti altri fanno oggi è quello di considerarsi isole a sé stanti, cioè siamo tornati al ragionamento che un grande filosofo aveva fatto sostenendo che nessun uomo in effetti però è un'isola, noi siamo componenti di una collettività, di una comunità, ed essere stati educati al fatto che siamo un insieme di egoismi
che finché le cose non toccano noi, o finché noi abbiamo la possibilità di cavarcela da soli, attraverso scorciatoie, amicizie, posizioni di vantaggio che magari abbiamo ereditato, nelle quali ci troviamo anche per circostanze fortunose o semplicemente perché siamo bravi, questo ci possa bastare, che non ci riguarda quello che accade al resto della comunità. E questo è stato un errore gravissimo che intere generazioni hanno compiuto negli ultimi 30 anni. Se noi siamo arrivati a quei numeri, quelli che vedete su quel cartellone, se oggi nel 2018 noi contiamo ogni anno 7.000 ragazzi che se ne vanno da quest'isola e non tornano, se noi abbiamo ogni anno, rispetto a 25 anni fa, 3.000 nati in meno in quest'isola, cioè siamo passati da oltre 13.000 nati in un anno a 10.400, significa che stiamo costruendo una società che non dà prospettive, una società nella quale non possono crescere famiglie, dove non c'è un'attesa di speranza, di futuro, di miglioramento della vita. Cioè l'insieme di egoismi ha portato a quello che vediamo, alla non conoscenza del fatto che si cresce o si decresce come comunità. Nessuno, anche quello che ha più soldi, anche quello che ha più successo, anche quello che è convinto di non aver bisogno di nient'altro, se vive in una comunità deserta può essere felice. Perché con chi se li gode questi soldi? Con chi si gode il suo essere sistemato, arrivato e a posto con le questioni della vita normale? C'è bisogno di altro, c'è bisogno di vivere in armonia. Io quando torno al mio paese, seppur, ripeto, non ho più nulla da chiedere dal punto di vista economico, della notorietà, dei successi o dei presunti tali, quando torno al mio paese non sono contento, non sono felice sempre. Sì, vedo i miei genitori. Abbiamo la seconda telefonata della signora, vediamo se... Posso parlarne io? No, parlo io, posso interlocutore. Se possiamo aggiornarlo. Ah, non si può. La terza andrà meglio. Ma così io mi riposo anche nel frattempo. No, dicevo. No, ma ci sta, va benissimo, signora, non si preoccupi, signora, lo lasci acceso, tanto non ci porta via nessuno. Dicevo, quando torno al mio paese, spesso non sono contento, sì, vedo i miei genitori, vedo la mia famiglia, ma spesso non trovo i miei amici di gioventù, perché o sono partiti, sono emigrati, o sono in giro per la Sardegna a cercare lavoro dove c'è, o sono talmente, tra virgolette, in una situazione di non felicità che non escono di casa. E questa è una situazione devastante per la nostra generazione, perché è una situazione che non ci dà prospettive e non ci dà speranze. Ma come ci siamo arrivati? Guardate che le cose non succedono mai per caso. Ci si arriva non per una congiunzione astrale o per un complotto planetario, ci si arriva perché si è effetto di decisioni che corrono sulle gambe degli uomini e delle donne. Noi siamo praticamente diventati ospiti in questa terra. Mi ricorda un caso che sentivo raccontare a Tres Nuraghes di un signore che aveva una grande casa, tantissimi terreni, tantissimi pascoli, non aveva figli, cresceva e cresciuto via via signorino, facendosi un mere, proprietario, no? Che dava in affitto. A un certo punto gli entra in casa un altro e gli dice: vabbè, io mi sistemo qua, tanto tu in campagna non ci puoi più andare, ci penso io, amministro io. A un certo punto questo viene, si mette in casa, prende i terreni, comincia a farli fruttare, comincia a incassare lui gli affitti dal massaggio che andavano a lavorare in quei terreni, poi lui si fa una famiglia, ha una moglie, ha dei figli, dice: io ho bisogno di una stanza più grande, e dunque chiede al padrone di casa se si può spostare lui in un'altra stanza e dargli la camera, quella vera padrona. Dice: vabbè, certo, tu sei sposato, ne hai bisogno, e si sposta. A un certo punto i figli di questo ospite crescono, iniziano a lavorare, a far fruttare quei terreni, e dicono: ma i miei figli sono cresciuti, hanno bisogno anche loro di una stanza più grande. E alla fine lo fanno scendere via, fino a farlo sentire ospite in casa propria. E a un certo punto smettono anche di dirgli quanto incassano dai suoi terreni, e gli danno il tanto giusto per potersi pagare da mangiare tutti i giorni in casa propria. Questi siamo diventati noi. Questa è una terra che è diventata una grandissima piattaforma in conto terzi,
dove via via i suoi abitanti sono stati quasi educati a sentirsi ospiti o a sentirsi un peso dallo Stato, che ci manda addirittura a dire: oh, guardate che ogni anno voi mi costate 4 miliardi di euro, eh? Non vorrete mica alzare la testa, voi mi costate 4 miliardi di euro tra i servizi pubblici che io vi erogo con una grande liberalità e quella ricchezza che voi invece riuscite a produrre. Poi fra un attimo lo vediamo se è proprio così. C'è il caso dell'avvertenza entrate di Pigliaru, l'ha accennata prima Giustiniano Composta. All'inizio della legislatura, di questa legislatura regionale, c'era pendente presso la Corte Costituzionale un ricorso sulle entrate che era stato presentato da Cappellacci. C'è il trucco anche qua, eh? Finché c'era Berlusconi al governo, Cappellacci non ha presentato proprio nulla. Il coraggio gli è venuto quando Berlusconi nel 2011 se n'è andato e sono subentrati prima Monti e poi Letta. Improvvisamente, quando non c'è più un governo, non c'è più il Presidente del Consiglio che li ha messi, che li ha nominati, presi dalla strada a fare il Presidente del Consiglio, i Presidenti della Regione si svegliano e diventano coraggiosissimi. E Cappellacci presenta un ricorso sull'avvertenza entrate perché lo Stato appunto ogni anno ci trattiene dei soldi. Lo presenta insieme alla Valle d'Aosta. Renzi prende dalla strada Pigliaru, non proprio dalla strada, era prorettore dell'università, era un intellettuale riconosciuto, ma non aveva un bacino di voti suoi. Lo ha nominato Renzi due giorni prima che si chiudessero le liste elettorali e tre giorni prima che Pigliaru avesse promesso il suo voto a Michela Murgia, quando ancora non sapeva di dover essere candidato alla presidenza della regione in conto PD. Pigliaru viene candidato, messo da Renzi, vince le elezioni perché noi sardi ratifichiamo quella nomina di Renzi, risponde solo a Renzi, non ai cittadini, perché i cittadini non lo avevano scelto. E la prima cosa che Renzi e Padoan dicono a Pigliaru, Paci e Marinchetta, che sono i tre che hanno guidato la giunta già nel 2014, è: però noi andiamo d'accordo, noi ti abbiamo messo, la Sardegna c'è tanto simpatia, noi veniamo a fare le ferie, il ministro Del Rio è di casa, gli piacciono molto i ravioli e poi le padule sono buonissime, insomma noi andiamo d'accordo, però cioè, non possiamo andare d'accordo se tu mi porti in tribunale perché vuoi i tuoi soldi. Ma che pretese sono? Perché vuoi i tuoi soldi? Io ti sto dando 4 miliardi in più all'anno. Perché vuoi i tuoi soldi, quelli che sono previsti dallo statuto? Non ne volevamo in più, volevamo i nostri. Fai una cosa, togli i ricorsi. Ma come faccio a togliere i ricorsi? Non sono neanche passato in consiglio regionale. Tu toglili lo stesso. Facciamo un accordo, dammi almeno una parte. Te ne devo 6, 7, 8, ti do 300 milioni. 300 milioni non bastano, va bene, ne tenevo 250. A rate. Così è andata, guardate che non sto scherzando, è andata veramente così. È finita che la giunta regionale che oggi è in carica ha ritirato i ricorsi sulle entrate, ha rinunciato a far pronunciare la Corte Costituzionale su quel ricorso, analogamente invece la Val d'Aosta lo ha tenuto in piedi e ha vinto, naturalmente, e noi abbiamo perso tutti quei soldi. Non solo ha rinunciato a quei ricorsi, ma ha rinunciato anche agli effetti di quelli che erano già andati bene, per le quali c'era già praticamente solo la decisione da prendere da parte della Corte. Ma non solo ancora. Il governo Monti si era inventato un escamotage, l'avevano chiamato per salvare l'Italia, dicevano, dal disastro dei conti pubblici, l'Europa, le pensioni, la sanità, per fare la manovra che ha dato una bella stangata agli italiani, e ha detto, devono partecipare anche le regioni per pagare la spesa sanitaria di tutta Italia. Ogni regione, in base ai suoi abitanti, deve mettere un determinato numero di soldi. A onor del vero, Monti, il primo anno, quando fa questa riforma, alla Sardegna non gli chiede nulla, perché si rende conto che la Sardegna paga già di suo la sanità, 3 miliardi e 300 milioni di euro all'anno dalle tasse prodotte in Sardegna, non ci arriva nulla dallo Stato a questo proposito. Subentra Letta nel 2014 e invece ci chiede di partecipare attraverso gli accantonamenti alla partecipazione per rifondere il debito sulla spesa sanitaria. 650 milioni di euro all'anno, 2014, 2015, 2016, 2017. La giunta si sveglia nel 2016, dice che non deve partecipare, prova ad andare a fare
un po' di tira e molla, e il governo gli dice: no, mi dispiace, tu devi continuare a partecipare. Se voi quantificate tutto questo insieme di buchi nell'acqua e di soldi regalati dalla regione Sardegna, di soldi nostri allo Stato, fanno 5 miliardi di euro, 4 miliardi e 8, 5 miliardi di euro. Ma vi rendete conto cosa sono 5 miliardi di euro per una regione così povera, per una regione che non ha anticorpi, per una regione che ha un gap infrastrutturale, materiale e immateriale che la rende sballottata in mezzo alla tempesta della crisi finanziaria, economica, mondiale e globale? Perché tutto nasce lì. Noi non abbiamo avuto una classe politica sarda che sia stata in grado di difenderci quando nel 2009 è iniziata la crisi con la globalizzazione che ha fatto scappare via il lavoro manifatturiero verso mercati dove si pagava meno il costo del lavoro, dove si pagavano meno i carburanti, dove si pagavano meno i trasporti, dove c'è una deregulation assoluta in una serie di materie. Noi siamo rimasti qua scoperti. Perché? Perché la classe politica che avrebbe dovuto rappresentarci era troppo impegnata a continuare a compiacere il padrone che lo doveva rinominare la volta successiva. Perché tutto nasce da là, nasce dal fatto che è finito il rapporto di fiducia fra i nostri rappresentanti e gli eletti, i cittadini che devono dargli la delega e devono poi controllare che quella delega sia esercitata in maniera corretta. Quando io oggi vado a chiedere i voti insieme ai miei compagni e mi dicono: sì, io PD e PD e Forza Italia non li voto più, però voi vi voto le regionali, siete bravissimi, tu sei fantastico, ti voto le regionali, adesso voto 5 Stelle. Ah, e perché voti 5 Stelle? Perché voglio cambiare, voglio il cambiamento, voglio mandarli tutti a casa, voi a livello nazionale non ce la potete fare. Ah, e chi è il candidato per il quale tu voti? Boh, come boh? Mi pare Puddu. Come Puddu? Puddu è il sindaco di Assemini, è il coordinatore dei 5 Stelle a livello regionale, ma non è candidato. Ah, boh, allora è un altro, ma non importa, io voto lo stesso 5 Stelle. Ma ne conosci le potenzialità? Sai come la pensa? Sai cosa farà? Sai come la pensa su Olbia? Sai come la pensa sulla Gallura? Sai se è una persona che lavora? Sai se è una persona affidabile? Sai se è una persona che ha un curriculum che ci consente di dormire sonni tranquilli? Non lo so, ma non mi importa nulla. Se l'hanno candidato vuol dire che è onesto. Qui nasce il problema. Noi deleghiamo in bianco. Noi non ci vogliamo prendere la responsabilità. Noi non vogliamo essere protagonisti, come facevo io fino a 10 anni fa. Non vogliamo essere protagonisti del nostro presente e del nostro futuro. Non vogliamo partecipare, non vogliamo prenderci la responsabilità e dunque vogliamo avere la possibilità di un domani di dire: non è colpa mia, me la prendo con qualcuno. La colpa è di Renzi, la colpa è di Berlusconi. E fra 5 anni, perché ciclicamente questo accade così, la colpa sarà di Di Maio. Non è mai colpa nostra. Prima votiamo con i piedi, o con la pancia, o con il fegato. E poi invece la colpa è degli altri. Allora io credo che invece occorra fare un ragionamento di serietà. Il ragionamento di serietà dipende dal fatto di qual è la situazione nella quale siamo. Io oggi parlo in una città e in un territorio che ha una situazione completamente diversa rispetto al 99% dei territori nei quali noi siamo andati a parlare. Non è una città che soffre il decremento demografico, non è una città che ha pochi bambini, non è una città che ha pochi servizi, non è una città che non ha un'economia, ha altri tipi di problemi, ha un altro tipo di problemi. Io non lo so qual è l'armonicità in questa crescita, cioè qual è la missione culturale, la missione non solo economica ma anche sociale che questa città si sta dando come guida di questo territorio e come guida del nord Sardegna. Io non lo so qual è la quota di responsabilità che questa società, che questa città sa di non avere nel governo della Sardegna, perché questa città niente conta, nonostante il fatto che sia una locomotiva economica, nella politica sarda. Può avere i suoi rappresentanti, ha avuto deputati, ha avuto senatori, bravi, poco bravi, mediamente bravi, ma il problema non sono i singoli, il problema sono le capacità di programmazione e di gestione che all'interno dell'assetto istituzionale un territorio può avere. Nell'attuale conformazione della Sardegna, oltre alla crisi con lo Stato, dove noi non siamo rappresentati in maniera autonoma, la Sardegna è un'entità che è governata per delega dai partiti romani, cioè non ci sono storicamente le nostre istituzioni, i nostri partiti non sono in grado di incidere, non siamo noi che scegliamo qual è la nostra missione, non c'è una missione organica, non c'è
un'organicità fra i territori, di crescita, di un territorio che eccelle nel turismo ma deve, diciamo così, ottenere da altri materie prime, agricole, beni da vendere alle persone che arrivano e a sua volta da altro, cioè opportunità di lavoro e altre cose. Non c'è una pianificazione di tutto questo, questo viene lasciato al caso, viene lasciato a mettere una toppa qua e l'altra là. Ma il problema più grosso è che in Sardegna oggi si replica lo stesso modello del rapporto Roma-Cagliari nel rapporto Cagliari-Olbia. Cioè il sindaco di Olbia, pur con tutta la sua azza, e noi diciamo con tutta la sua prepotenza, che gli va riconosciuta, no, il suo carattere, non ha nessuna possibilità di incidere su quelle che sono le politiche regionali. Come tutti gli altri sindaci sardi, deve fare avanti e indietro sulla 131 e chiedere di essere ricevuto dal presidente della regione o da un direttore generale o da un capo di gabinetto per dire: Olbia ha bisogno di questo, avrebbe bisogno di quest'altro, avrebbe bisogno di quest'altro ancora, con il peso economico che Olbia può avere. Se trova un presidente della regione di buon umore, lo ascolta, lo riceve, lo asseconda, lo coinvolge. Se lo trova di cattivo umore, con tutti i poteri che oggi ha il presidente della regione, sono praticamente assoluti, decide sulla vita della sulla morte della giunta, decide sulla vita della morte del consiglio, decide sulla vita della morte degli enti e delle agenzie regionali, ha un potere praticamente assoluto. Oggi il presidente della regione gli dice: no, guarda, mi dispiace, ripassa, non sono di buon umore, oggi non ho tempo per te. Ecco, noi questa cosa la vogliamo completamente invertire. Noi vogliamo riportare il centro della decisione veramente sui territori. La nostra riforma numero uno, quella che troverete nel nostro programma, se andate sul nostro sito a vederla, ve l'ha già accennata prima la nostra candidata al Senato Marina Piras, è la riforma che noi abbiamo chiamato del federalismo interno. Significa, cioè, riportare sul territorio il centro della decisione, devolvendo funzioni, risorse e personale. Per fare che cosa? Per far sì che chi venga eliminato innanzitutto il gap burocratico che c'è nell'attesa, in tutto, nell'urbanistica, nella sanità, in qualsiasi settore bisogna aspettare che gli uffici di Cagliari, nella forestazione, in qualsiasi gestione dei settori dei trasporti, in qualsiasi gestione del settore pubblico, in Sardegna occorre passare per le forche caudine della burocrazia regionale. Noi vogliamo scardinare questo sistema, noi vogliamo velocizzarlo e vogliamo riportarlo in capo ai territori per rendere veloci, giuste, tempistiche tutte le decisioni e soprattutto vogliamo assegnare ai territori la capacità di amministrare loro stessi all'interno di un piano armonico la tempistica nell'esecuzione delle decisioni che vengono prese. Ci sono poi, vado a chiudere, due problemini che hanno epicentro Olbia, che sembrano a prima vista favorire un'ulteriore crescita di Olbia e che invece possono creare un problema al sistema Sardegna. Io non lo voglio nascondere, non voglio andarmene da qui senza aver affrontato questi due temi. Il primo è la questione del Mater Olbia, la questione legata alla sanità, la questione legata anche agli affari che sono accanto al Mater Olbia, e l'altra è la questione che riguarda sempre il Qatar dei trasporti, la questione dell'aeroporto di Olbia. La questione di un qualcosa che avviene senza il coinvolgimento non solo del territorio, ma dell'intero sistema regionale. Nel programma elettorale di Pigliaru, nel programma elettorale di Renzi, non c'era la riorganizzazione in questo modo degli aeroporti sardi, non c'era il sostanziale azzeramento dell'aeroporto di Alghero, con la riduzione ormai del 70% dei voli e degli hub collegati. Non c'era nemmeno la cessione di Meridiana, mediata dallo Stato in qualche maniera, al Qatar. Cioè non c'era, insieme alla cessione di Meridiana, anche la cessione dell'aeroporto, con tutto quel che ne consegue. Sono politiche delicatissime che stanno mettendo un'opzione sui prossimi 30 anni di sviluppo della Sardegna, perché cambiare la rete aeroportuale, cambiare il sistema di gestione degli aeroporti, dare una missione a un aeroporto e a un territorio
senza pensare a quelle che sono le conseguenze armoniche per l'intero sistema regionale, è una responsabilità di non poco conto, che ci si può e ci si deve prendere, ma con un metodo ben diverso, con la condivisione degli obiettivi e di quello che accade, di come questi obiettivi vengono raggiunti, con i territori, con gli operatori, non solo economici di quei territori, ma con l'intero sistema regionale, anzitutto istituzionale. Queste cose non possono avvenire senza che i rappresentanti del popolo vengano coinvolti e abbiano la possibilità di determinare o di controllare quello che sta accadendo, anche perché probabilmente noi ancora non sappiamo tutto di come questo piano si dovrà evolvere, e potrebbe anche essere che quando arriviamo a sapere tutto sia troppo tardi, soprattutto per quel che riguarda il centro della decisione, perché una volta che il centro della decisione scompare da qua, va via da qua e prende la strada di Milano o prende la strada di Doha, è difficile tornare indietro, eh? È difficile tornare indietro. È una questione di capire cosa vogliamo considerare gli aeroporti. Gli aeroporti sono solo al servizio della finanza per fare soldi o sono anche in percentuale servizio pubblico? Per la nostra concezione della politica sono anche servizio pubblico, anche e soprattutto servizio pubblico, al servizio dell'economia, ma al servizio della libertà di mobilità dei sardi, che non sono ospiti sulla loro terra. Hanno un diritto costituzionale a spostarsi liberamente. E dunque una quota, quantomeno una quota di decisione e una quota di ricaduta sulle decisioni che vengono prese su quel settore, devono interessare l'utilità pubblica. A me pare che questo non sia tenuto in adeguata considerazione, quantomeno non lo vedo chiaro. Mi sarebbe piaciuto un dibattito all'interno della società sarda, all'interno del quale tutti avessero la possibilità di controllare e di dire la loro su come riorganizzare il settore dei trasporti. Io li invito, gli olbesi, a tenere gli occhi aperti. Può darsi che le cose vadano meglio, può darsi che alcuni posti di lavoro possano essere salvati, non credo che vengano salvate le tutele salariali che c'erano, perché quando ci sono operazioni del genere, in genere sono sempre al ribasso. Io ti salvo un po' di posti di lavoro, però abbassiamo un po' gli stipendi, abbassiamo un po' le tutele, e il Job Act, l'articolo 18, e questo e l'altro. Vediamo come verrà esplicitato questo piano. Ci hanno garantito il costume, però. Sì, quello sì, garantiscono tutto. Anche il fatto... Posso fare una domanda? Io ho finito e poi lasciamo lo spazio per le domande. Ho finito. Finisco il ragionamento e le lascio subito la parola per le domande, se no poi perdo la voce. Ma sto proprio finendo. Dicevo, sulla questione del Mater Olbia, il principio è lo stesso. La sanità privata che va a erodere la metà a regime del bilancio regionale che noi spendiamo sulla sanità, anche per creare un polo di eccellenza, ma ben vengano i poli di eccellenza, senza dimenticarci che la sanità deve essere prima di tutto un servizio pubblico. E poi soprattutto, io ripeto, in genere non ho mai visto benefattori che vengano qua a realizzare una cosa che è interamente a favore del territorio e che come unica cosa in cambio pretendono che venga intitolata la scuola alla mamma. Sembrerebbe ben strano, che la mamma è sempre la mamma. Io credo che si possa fare in maniera diversa, no? Una pianificazione di questo tipo. Per chiudere, prima di lasciare spazio a quella e ad altre domande, il voto utile. Noi pensiamo che l'unico voto utile per la Sardegna, per le tante cose che vi ho detto, sia quello dato a progetto autodeterminazione. Perché? So già che mi potreste rispondere, sì, però cosa ve ne fate di due senatori, un deputato, tre senatori, due deputati, cosa potete incidere? Nessuno può incidere. Dalla Sardegna non incideremo, ancora meno con questa legge elettorale, ancora meno con questa situazione ingessata, i voti sardi, nessuno dei voti sardi inciderà sulla formazione del prossimo governo. Andranno a votare circa 35 milioni di persone, se i sondaggi sono giusti, ognuno partito di questi tre, ognuno dei poli prenderanno circa 10 milioni e 200 mila voti. Per poter governare da soli dovrebbero prenderne 13 milioni per arrivare al 40%. Significa che 800.000 voti sardi, anche se andassero tutti 800.000 a un solo partito, non inciderebbero nulla, andrebbero a diluirsi, a perdersi, a non contare nulla all'interno dei poli italiani. L'unica possibilità che abbiamo per smuovere la situazione è quella di creare un caso Sardegna, cioè quello di dire, come diceva Bustiani, noi prendiamo 300.000 voti, il 30% dei voti, il giorno dopo
in tutta Europa, non solo a Roma e a Bruxelles, si parla di noi, come si è parlato della Corsica e della Catalogna. E il giorno dopo il caso Sardegna è all'ordine del giorno del Parlamento italiano. E allora parliamo di entrate, parliamo di trasporti, parliamo di continuità territoriale, parliamo dei diritti dei sardi che oggi sono negati. Non nascondo che questo è naturalmente un primo passo. Come è successo in Corsica, come è successo in Catalogna, come è successo in Scozia, è ineluttabile che una forza come la nostra arrivi al governo della regione, arrivi ad autogovernare la regione all'interno delle leggi che ci sono, all'interno delle leggi all'ordine costituito in questo momento. In Corsica hanno vinto la prima volta col 28%, hanno governato per 4 anni, si è rivotato, hanno vinto col 56% gli indipendentisti, e la Corsica è ancora lì, le pensioni le pagano, non è affondata, sono più considerati, evidentemente non sono stati così male, evidentemente lanciando il segnale che si può ridurre la cesura tra il centro e la periferia attraverso una forte presa di coscienza e l'autogoverno della propria terra, le cose sono migliorate. Questo deve accadere anche per noi. L'appuntamento chiave è quello del 4 marzo, fra 3 giorni, come diceva Bustiano, voi avete la possibilità di lanciare un segnale chiarissimo alla Repubblica Italiana. Noi sardi non vogliamo più darvi la delega in bianco. E poi questa è una rincorsa verso le prossime regionali, dove noi abbiamo il dovere di correre per vincere e per governare finalmente, se questo voi vorrete. Grazie per voi. Allora, io non è che volessi fare una domanda. Ma faccia una considerazione. Io faccio una considerazione. Allora, io sono residente da 10 anni, quindi 10 anni, un secondo, praticamente mi reputo cittadino della città di Urbino. Quindi ho apprezzato queste sfumature di questi apparentamenti con altri popoli che hanno soldi, però non sono gli urbiesi, il Qatar, siamo sempre stati, però non sono gli urbiesi che fanno, ma anche i nostri rappresentanti a livello nazionale. Non si dimentichi di Monti, che è andato anche lui lì, non si dimentichi del Presidente della Repubblica italiana che è andato lì, e non si dimentichi di tutte le figure di destra e di sinistra che sono andate lì, perché evidentemente il dollaro o i soldi fanno comune a tutti. Allora, giusto è come gestirli. Certamente se poi io mi devo sentire male in quell'ospedale io non ci posso entrare, nonostante sia fra virgolette un benestante, perché io faccio l'architetto da una vita. Per cui voglio dire, la sanità pubblica sarà sempre per pochi, Olbia poi alla fine non sarà la città produttiva come dicono alcuni, ma sarà, uso un termine, sarà Ziracca di qualcuno. Quindi allora questo simbolo potrebbe essere il primo segno, la prima croce di matita per far capire che il sardo esiste e che non è Ziracca. Grazie, allora l'ha detto meglio di come l'ha detto io. Arruoliamo per la campagna elettorale per i regionali, perché l'ha detto meglio di come l'ha detto io. Se posso dire, è proprio questa la questione. Noi siamo servitù, siamo un terreno di servitù. Pensi alle paleoliche, pensi ai pannelli fotovoltaici, pensi alla SARS, pensi al 65% dei poligoni militari italiani. Allora ci dicono, siete antimilitaristi, guardate la crisi, guardate la Maddalena, quella. Noi non vogliamo niente di male per la Sardegna. Noi vogliamo il bene della Sardegna, noi vogliamo che l'ambiente sia tutelato, che la salute dei cittadini sia tutelata e che ci sia un riequilibrio dei sacrifici e degli apporti. Se c'è un rapporto, la Repubblica, l'organizzazione statuale, cosa è? È un patto fra cittadini, non è un dogma, non è una fede. In Sardegna ne sono cambiati 20, 30, 50 di organizzazioni statuali nella storia. Non ce n'è neanche una che è definitiva, non è neanche definitiva questa Repubblica, forse non la vedremo noi la prossima organizzazione, ma cambia, nel mondo va così, nella storia va così, va per cicli. E allora io dico, è un patto, questo patto funziona come un matrimonio, come un contratto, come qualsiasi cosa, funziona finché tutti sono contenti. Ma se i cittadini non sono contenti perché si sentono il loro diritto a esistere usurpato, si sentono ospiti in casa propria, gli volete dare la possibilità di contrastare questi comportamenti? Quello che sta accadendo, il fatto che queste sale siano sempre piene, e non sono piene di gente col coltello tra i denti o di pazzi che vogliono far saltare i tralicci con le bombe, no, sono piene di cittadini normali, di giovani, di donne,
è una cosa incredibile, rispetto agli altri partiti le nostre sale sono sempre piene di donne. Qualcosa vorrà dire che intercettiamo un bisogno che c'è di novità, che c'è all'interno di tutta la società, in maniera orizzontale, in tutti i territori. Tutti capiscono che c'è un qualcosa di nuovo che bisogna andare a intercettare e a capire. Allora noi diciamo, costruiamolo insieme, con le persone come lei, con tutti gli altri. Ci abbiamo un anno davanti nel quale costruire, raccogliere le idee e cercare di costruire, visto che non le fanno le nostre istituzioni, queste cose dal basso, un modello di sviluppo che può essere rappresentativo di un qualcosa che è veramente utile per i cittadini, che ci faccia soprattutto abbandonare la sensazione di servitù perenne. Tzerak, l'ho definito lì. Ecco, quella è tzerakia, dice Lustiano, e lo diciamo tutti. Se noi non ci sentiamo servi, se noi abbiamo speranza finalmente nel futuro, ma chi di voi, cioè sì, io veramente vorrei chiedervelo uno per uno, chi di voi si addormenta pensando il giorno dopo di svegliarsi felice perché ha speranza nel fatto che sia un giorno migliore dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale? Sono pochissime le persone che ormai hanno fiducia nel domani, ma chiediamoci perché. Non è una condizione ineluttabile, l'uomo nasce per essere felice, per cercare la felicità, non per vivere in questo continuo, in questa continua situazione che da un momento all'altro chissà cosa gli deve capitare di più rispetto a quello che gli è già capitato. Ha detto bene lei, io veramente non avrei altro da aggiungere. L'unica arma che abbiamo è cercare di mettere una croce su una novità che ci faccia sentire protagonisti e che ci faccia sperare che un domani le cose possano cambiare. E per questa la missione, visto che non ne parlano i giornali e le televisioni, la missione ce l'avete voi. Siete qua 100, 120 persone, non so quanti siate, non vi ho contato, ma se ognuno di voi parla con 10 persone, vi prego, non tutti con le stesse 10, perché sennò poi non riusciamo, ma se ognuno di voi parla con 10 persone, arriviamo a farlo sapere a 1000 persone, quello che abbiamo detto qua. E allora noi facciamo un'operazione di informazione che è capillare, che va a spezzare quelle catene che sono state imposte da una certa informazione che fa dire, guardate che l'unica alternativa al PD e a Forza Italia è il Movimento 5 Stelle, dimenticandosi di dire che anche il Movimento 5 Stelle dipende da Roma e di Olbia, magari di Olbia sì, ma di Bessude o di Lori Porto San Paolo o di Budoni non gliene frega nulla, perché devono pensare ad altro, perché vengono qua solo a prendere i voti. Basta vedere come hanno selezionato i candidati, quello che gliene importa, perché se gliene importasse qualcosa avrebbero selezionato candidati veramente rappresentativi e veramente capaci di far invertire le cose sul territorio. Invece, se voi non conoscete neanche il nome dei vostri candidati, i 5 Stelle, forse un problema bisogna metterselo.